È stato un weekend davvero combattuto e pieno di colpi di scena, quello trascorso all'autodromo di Monza in occasione del terzo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia. Entrambe le gare infatti hanno offerto emozioni a non finire, tuttavia non è stata una trasferta proficua per il leader del campionato, il 22enne varesino Alessio Rovera, che ha lasciato il gradino più alto del podio a due giovani molto promettenti, Diego Bertonelli e Gianmarco Quaresimi. Il weekend di corse si è praticamente deciso all'11° giro di gara 1, quando in uno spettacolare incidente sono volati fuori Rovera, fino a quel momento al comando, Iaquinta e Fulgenzi, con le vetture non riparabili per gara 2. A sfruttare l'occasione è stato Bertonelli, che inseguiva il terzetto, portandosi al comando e mantenendo la prima posizione fin sotto alla bandiera a scacchi, nonostante gli attacchi alle sue spalle di Quaresimi, Campana e Mosca. Sul gradino più alto del podio saliva così per la prima volta nella stagione il giovane portacolori del Dinamiche Motorsport davanti a Mosca e Quaresimi, mentre Campana, secondo al traguardo, veniva retrocesso all'11° posto dopo una penalizzazione. Con il 6° posto assoluto il canadese Bashar Mardini si è aggiudicato la Michelin Cup con un bel duello con Luca Pastorelli ed Alex De Giacomi che hanno chiuso nell'ordine, mentre nella Silver Cup Riccardo Cazzaniga ha preceduto Stefanelli e Spinali. Diciamo che siamo stati fortunati prima di tutto, ma siamo rimasti lì vicino anche quando non c'era la safety car. Abbiamo mangiato un po' le gomme, poi con gli incidenti che c'è stato, fortunatamente senza conseguenze, ho avuto questa occasione di passare davanti e dopo ho dovuto tenere dietro il gruppone che è stato molto aggressivo e alla fine quello che mi riesce meglio è difendere, si è visto nelle passate gare, quindi sono contentissimo, ringrazio il team e tutta la gente che mi supporta. Gara abbastanza difficile, partenza purtroppo veramente male, andando avanti con la gara purtroppo c'è stata la safety car, ma comunque il passo era abbastanza buono, dopo la ripartenza tanto casino, tanta confusione, qualche mossa che non è stata spettacolare diciamo sia per me sia per la gara in generale, però siamo abbastanza contenti di un secondo posto. In gara 2 Quaresimi ha dominato la scena fin dalle prime battute, passando Mardini e Valori, portandosi al comando dall'inizio del secondo giro. A mettersi in evidenza erano subito Bertonelli, scattato dalla 6ª posizione della griglia e risalito ben presto in 3ª posizione, e Segù, che al 6° passaggio si portava alle spalle del portacolori del Dinamiche Motorsport. Ma al 6° passaggio Segù usciva sulla sabbia, retrocedendo in 7ª posizione, dando via libera a Mosca, che si inseriva in 3ª piazza alle spalle di Quaresimi e Bertonelli. All'11° giro la safety car ricompattava nuovamente il gruppo, ma al restart Bertonelli deciappava una gomma e doveva dire addio ad un podio sicuro, lasciando la piazza d'onore a Mosca, davanti a Campana. Nel finale i due davano inizio ad un bel duello che si protraeva fin sotto la bandiera a scacchi, con la prima vittoria della stagione di Quaresimi che concludeva davanti a Mosca e Campana. Ma nel post-gara, per una penalizzazione, Mosca veniva retrocesso in 6ª posizione, lasciando il secondo gradino del podio a Campana, mentre al 3° posto concludeva Segù in grande recupero dopo l'uscita di pista. Nella Michelin Cup si confermava ancora una volta Mardini davanti a Mercatali e Pastorelli, mentre nella Silver Cup Cazzaniga bissava il successo di gara 1. Andata molto bene, partenza effettuata al meglio, partivo quarto, già dal primo giro sono riuscito a prendere la leadership del gruppo, avevo un buon passo, ho preso un po' di vantaggio all'inizio, dopo c'è stata la safety ma ho comunque gestito e sono riuscito a portare a casa una bella vittoria e ne avevo tanto bisogno. Inoltre sono contento perché oggi c'è qua anche il centro Post Brescia che è la squadra per mi fa sponsor insomma e ringrazio tanto per questo e ringrazio il team che la macchina era perfetta, va bene così, dobbiamo continuare così, grazie a tutti. Ma è andata abbastanza bene, sono contento, il team mi ha messo a disposizione una gran macchina, oggi partivo 11° perché ieri ho preso una penalità un po' discutibile, ero qua col cappellino già indosso per salire sul podio e mi hanno cacciato via, è stato un po' umiliante, però oggi penso di aver disputato una bella gara, fa un po' di morale, il primo podio ufficiale che faccio, spero che non mi diano altre penalità dopo la gara e sono molto contento, ringrazio tutti i sostenitori e spero di continuare così.
Con il quarto appuntamento di Misano ormai alle porte, la Carrera Cup Italia è già al giro di boa della stagione 2018 con la leadership confermata del campione in carica Rovera, nonostante i soli 3 punti conquistati a Monza. Alle sue spalle, staccato di 4 lunghezze, è salito il suo compagno di squadra Mosca, mentre Bertonelli, con il bel successo di gara 1, si è portato a soli 8 punti dalla vetta. Più definita la classifica nella Michelin Cup, con Mardini in vantaggio di 16 punti su Mercatali, mentre nella Silver Cup è un testa a testa tra Lorenzini e Cazzaniga, separati da sole 2 lunghezze.